Amici, scout, compagni di scuola e di università, uno alla volta, tutti insieme, hanno deposto un fiore bianco accanto a Giordano Sanginiti, morto a causa di una buca sull'asfalto. Una folla commossa ha partecipato per l'ultimo saluto al 21enne vittima di un tragico incidente sabato scorso, mentre percorreva in sella alla sua Guzzi la nuova strada del Santo al confine tra i comuni di Cadoneghe e di Campodarsego. Per Giordano è stato celebrato un funerale in forma laica presso il giardino di Villa Belvedere a Milano, la città che l'ha visto nascere e amare da tante persone. La sorella Emma, con un nodo in gola, ha letto una lettera scritta dalla mamma Elena. È stato magnifico, al di là di ogni aspettativa. Peccato sia finita così e così presto. Non arriverà mai il giorno della tua laurea. Non ti vedrò mai sposato, né potrò cullare in braccio i tuoi cuccioli. Alla cerimonia presenti gli amici bikers, quelli del CAI, gli ex compagni di scuola delle superiori e della facoltà di medicina dell'Università di Padova che frequentava. Giordano, per volontà dei suoi cari, come ultimo estremo atto d'amore, ha donato gli organi. Mi rincuora sapere che qualche piccola parte di te camminerà ancora su questa terra, anche se su altre gambe. È ora di dire basta. Nostro figlio deve essere stato l'ultima persona a morire così su quella strada, hanno ribadito i genitori in questi giorni, ricordando le tante, troppe croci di cui purtroppo è costellata la nuova strada del Santo e puntando il dito sull'ente gestore. Una banalissima buca, la pericolosità della quale era ampiamente nota. Ha rubato il nostro promettente futuro. Stai tranquillo, Gio mio, ce la faremo. Nel caso in cui esista la remota possibilità che tu possa osservare da dietro un vetro, faremo in modo, per il bene che ti vogliamo, che tu possa rallegrarti di vederci esattamente come avresti voluto. Staremo bene. Ti abbiamo immensamente amato e ti ameremo sempre. Addio, mio caro. Addio, luce dei miei occhi.